Se Gesù si manifesta, ringraziatelo. E se si occulta, ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. La Vergine clemente e pia continua ad ottenervi dalla ineffabile bontà del Signore la forza di sostenere sino alla fine tante prove di carità che vi dona. Io mi auguro che arriverete a spirare con Gesù sulla croce e possiate in lui dolcemente esclamare consumatum est. Pace e bene, fratelli e sorelle. Oggi è il sesto giorno del mese di maggio. Io mi auguro che ognuno di noi non trascuri il rosario in questo bel mese, in compagnia della Mamma Celeste, il rosario che dobbiamo dire non solamente in chiesa, ma anche nelle nostre case, nella nostra famiglia, assieme anche ai nostri bambini. Riprendiamo tutto questo. Dice Padre Pio, se Gesù si manifesta, ringraziatelo, e se si occulta, ringraziatelo pure. Tutto è scherzo d'amore. La Vergine clemente e pia continui ad ottenervi dalla ineffabile bontà del Signore la forza di sostenere sino alla fine tante prove di carità che vi dona. Io mi auguro che arriviate a spirare con Gesù sulla croce e possiate in Lui dolcemente esclamare consumatum est. Ecco, vedete l'insegnamento che ci dà Padre Pio. Noi dobbiamo vivere con Maria. San Massimiliano Kolbe, questo grande martire, innamorato, pazzo dell'Immacolata, diceva sempre: noi con l'Immacolata vinceremo. Pensiamo anche a San Leopoldo Mandic, quest'altro grande confessore, che quando chiedevano una grazia, lui diceva: vai dalla padrona Benedetta e dile che ti manda Padre Leopoldo. E Padre Pio diceva: quando ti trovi davanti a Gesù sacramentato, adoralo e chiedigli perdono. Quando sei ai piedi della Madonna, davanti a una sua immagine, chiedigli tutte le grazie che puoi e che vuoi, perché lei te le concede. Ma queste grazie noi le dobbiamo chiedere con fede e con amore, fratelli e sorelle, soprattutto sgranando rosari. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ecco, la Madonna non lascerà di aiutarci, soprattutto se noi le diciamo: guarda, oh mamma, che mi manda Padre Pio, questo figlio che tu hai tanto amato e che ha recitato tante corone del rosario. E la Madonna non può dirci di no, perché a Padre Pio non gli ha mai detto di no. Ecco perché dobbiamo avere questa devozione filiale verso di lei continuamente e nel sgranare il rosario. Ebbe a dire un giorno ad un figlio spirituale, sacerdote, disse così: ricordati, o spari tu, cioè con le Ave Marie, o spara lui con le tentazioni. Spariamo noi dicendo: Ave Maria, Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pace e bene a tutti.